Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video in quello che si spera sarà l'ultimo e il più estremo tra i video di decluttering e riorganizzazione della casa in vista dell'estate. Per una sola ragione: sono stanca, sono stufa di passare i weekend a riorganizzare, ma lo sto comunque facendo perché questo è fondamentale per riuscire a mantenere la casa in ordine e non dover dedicare sempre troppo tempo per sistemarla. E si parte come ogni sabato dalla riorganizzazione base, quindi quella basilare, proprio di rimettere a posto le cose che stanno in giro, di risistemare leggermente e velocemente l'armadio perché nella settimana non c'è abbastanza tempo e io personalmente lancio un po' le cose a caso, e quindi ne approfitto sempre il sabato per rimettere un po' a posto, per togliere le cose che non servono più, per rimettere dentro quelle nuove e così via. Ma questo ovviamente ve lo risparmio perché abbiamo già parecchi video di riorganizzazione nell'armadio. Farò semplicemente una cosa velocissima tra me e me e poi partiremo invece con la parte di riorganizzazione estrema, quella che praticamente vi prometto da qualche settimana ormai. Io mi sto piano piano riprendendo da questa influenza barra raffreddore, non so neanche cos'è, fulminante, che mi è arrivata così a ciel sereno e che mi sta prendendo male e che mi sta abitando ormai da troppi giorni. Mi ha anche lasciato un po' di tosse, ma si spera nei prossimi giorni mi passerà. Però sono ancora un po' tappata e quindi ho la voce un po' nasale, ma cercherò comunque di parlare in modo pulito per farmi capire bene da voi. Detto ciò, ci dedichiamo subito alla riorganizzazione delle cose che stanno in giro, tipo il bucato che in questo momento è tutto qua sul letto. E tra l'altro oggi ho fatto già tre lavatrici, sono tutte stese ormai, una sta ancora andando e quindi sono proprio on fire, per cui prevedo dei grossi cambiamenti quest'oggi. Partiamo però dalle cose, diciamo, regolari da sistemare, le solite cose che bisogna mettere a posto ogni settimana. Sono passati altri 2 giorni e mentre pensavo di tornare con nuove forze per affrontare questo completo decluttering, riorganizzazione della casa, sono tornata con una nuova saggezza. E questa saggezza implica che sto per gettare la spugna. Il motivo è molto semplice. Fatto sta che sembra che questo desiderio di riordinare la casa, di avere tutto al suo posto, sia una cosa che interessa solo me. E le soluzioni in questi casi sono due: o mi arrabbio e litigo con le persone con cui vivo, oppure accetto che questa è la situazione, miglioro per quello che posso migliorare, cioè tengo in ordine le mie cose e le cose che non sono mie e che non sono dove io penso che debbano stare, le lascio esattamente dove sono. Perché se le continuo a mettere a posto e dopo me le ritrovo nello stesso punto, vuol dire che per la persona che le possiede, quello è il posto giusto. E da una parte sono molto molto arrabbiata di dover gettare la spugna. Dall'altra però so di non potercela fare, di andare avanti così. Le scarpe le ho nascoste tutte, le ho sistemate tutte e sono di nuovo tutte in giro. E in più mia sorella ha comprato delle scarpe nuove e già erano tutte stipate al punto che avevo deciso di buttare via qualcuna delle mie. Così siamo di nuovo nella situazione di prima. E io veramente non ce la posso più fare. La casa è di nuovo un disastro, ci sono cose ovunque e basta. Ho deciso di arrendermi, nel senso che metto a posto le mie cose, sistemo le mie parti della casa e quando dovrò filmare mi ritaglierò quell'angolino ordinato e pulito dove poter parlare con voi e per il resto chissene, non posso continuare a tediarmi così tanto per cose che non posso
controllare. Riprendendo la riorganizzazione, ci sarebbero delle cose mie da riorganizzare, e queste cose sono il mio make up, il mio skincare e gli smalti, così come tutte le altre cose che utilizzo per rendermi carina. E vengono in soccorso questi due contenitori che abbiamo visto nel video precedente, li avevo acquistati nel video precedente senza saper bene ancora dove li avrei utilizzati, ma adesso vi faccio vedere. Dentro il bagno noi abbiamo un mobiletto molto molto stretto dove si dà il caso che questi contenitori entrano alla perfezione, per cui utilizzerò questi contenitori per liberare gli altri punti in casa da poi sfruttare con altre cosine mie che mi servono magari più a portata di mano. E poi questa bowl qua, che avevo acquistato con l'idea di utilizzarla per propagare le piantine, ma in realtà mi sono resa conto che può essere utilizzata di nuovo dentro il mobiletto in bagno con delle altre cosine, magari con dei dischetti di cotone per riordinare tutto quanto un pochino meglio. Quindi adesso vorrei prima di tutto portare tutte le mie cose di skincare e beauty qui sul letto, di modo da capire esattamente che cosa ho e che cosa devo mettere dentro l'armadietto, e capire poi che cosa sfruttare, cosa utilizzare per sistemare meglio tutte queste cose. Ad esempio, una delle cose che mi fa perdere un sacco di tempo al mattino è questa cosa qua, questo cesto qua. Qua dentro c'è tutto il mio make up, però il fatto è che avendo queste borsine, questi beauty sempre qua sopra, mi ritrovo sempre a dover spostare più cose per raggiungere i miei trucchi. Questo ad esempio lo utilizzo per le spazzole e ovviamente deve stare qui, però magari riesco a trovare una soluzione diversa per spostare un po' di cosine, per toglierle da qui e avere una situazione un pochino più ordinata, di modo da evitare di essere rallentata al mattino. Ed eccoci con la situazione completa di quello con cui dobbiamo lavorare. Abbiamo quindi elastici per i capelli, smalti, e questi occupano esattamente un cassetto. E in realtà queste cosine qua non le utilizzo così spesso, per cui questo cassetto è sprecato in questo modo, per cui adesso lo libero e lo sfrutto in un modo diverso. E poi invece abbiamo delle cose un po' extra, tipo tutti i campioncini, prodottini mini da portarmi quando sono via, poi vabbè qualche cestino vuoto e altre cose per la cura del corpo. E direi che si può fare di meglio. Adesso ci sbizzarriamo insieme. Per prima cosa ovviamente vorrei prendere e sistemare i trucchi che utilizzo tutti i giorni, perché questi sono quelli che premono di più e devono essere assolutamente sistemati il prima possibile, direi. Anche perché mi stanno facendo diventare pazza tutte le mattine. Ovviamente tutto questo comporta che dobbiamo mettere al proprio posto ogni cosina che trovo qui dentro, e ne approfitto anche un po' per ripulire tutto quanto, anche perché sappiamo bene che quando le cose si fanno di corsa al mattino non si è proprio precisi nel farle. Eccolo qua, tutto il mio beauty da tutti i giorni è bello sistemato qui dentro, e ho eliminato la pochette per i pennelli e la seconda pochette dove tenevo alcuni trucchi, e la utilizzerò invece solo in occasioni di viaggio e non più da tenere i trucchi da tutti i giorni. Li terremo esattamente in questo modo qua, sono belli ordinati, sistemati, e penso possa funzionare, anche perché abbiamo le palette, occhi, viso, tutti i rossetti barra lucida labbra, matite per gli occhi, mascara e matite e altre cosine per le sopracciglia,
spazzole e viso. Basta, direi che è tutto. Poi invece abbiamo questo beauty qua, dove andremo a mettere l'essenziale per i viaggi e quindi per quando dormo fuori casa. Crema corpo mini, crema mani mini, shampoo e balsamo per quando sono fuori casa e non dentro un hotel, quindi quando vado a trovare amici e mi voglio portare le mie cosine. Poi abbiamo altre due cremine per il corpo, però queste direi che le metto qua dentro con tutte le cose in più per i viaggi e che quindi vado a prendere all'occorrenza. Qui ho un po' di tutto, creme, cremine, contenitori da riempire con prodotti, spazzolino e altre cose spare che possono servire in viaggio, e questo lo tengo così per ora. Questo smalto qua mi sembra un po' andato e l'idea era quella di sfruttare uno di questi contenitori per gli smaltini. Il contenitore per gli smalti anche lui pronto, e siccome non lo posso chiudere lo metterò in questo modo qua e anche i prodotti saranno più raggiungibili. Questa invece è la trovata che avevo fatto qualche settimana fa e qui dentro tengo esattamente le creme per il viso, perché adesso vi faccio vedere il mobiletto e capirete, però tutte le volte quando appoggiavo le cremine in questo modo qua mi cadevano e cadevano puntualmente per terra, poi c'era il rischio di rompere delle cose, per cui questa è veramente una trovata super comoda. Qua ci mettiamo gli elastici e così si vedono subito. Poi tutti gli scrunchie li metteremo qua dentro e sul fondo tutte le mollette. Ed ecco che abbiamo liberato il cassetto. Adesso vi faccio vedere dove mettiamo tutte queste cosine. Adesso capirete perché sto smattando. Perché ci sono cose in giro ovunque. E qua dentro avevo ordinato bene, non so se vi ricordate. E adesso di nuovo tutto un disastro. Per cui ho pensato di svuotare di nuovo questo armadio, togliere le cose che si possono mettere da un'altra parte e mettere qui dentro invece delle cose che possono essere più utili e più necessarie nel quotidiano. Questo spazio qua l'avevo pensato un po' come un posticino dove tenere le cose necessarie per sistemare i vestiti e rimarrà così. Però ci aggiungerò giusto un paio di cosine, come ad esempio gli scrunchie che metteremo qui dentro. E poi in realtà ho deciso di togliere le mollettine dalla bull e metterle qua dentro, perché così ci stanno proprio tutte dentro. Posso anche chiudere la confezione e guardate qua, può essere chiuso senza difficoltà. Ora però andiamo in bagno e vi faccio vedere l'armadietto di cui vi stavo parlando. È poco poco profondo e qua avevo già liberato un pochino per mettere dentro meglio tutto quanto. Lì in fondo ci sono delle cremine per trattare la pelle irritata, poi c'è il mio Declair per le macchie della pelle, poi lo struccante. Tra l'altro non ve l'ho detto, ma sono riuscita finalmente a trovare uno struccante degno sostituto di quello che utilizzavo prima, sempre della Nivea, il bifase waterproof, però mi ha cominciato a irritare gli occhi e quindi sono passati diversi mesi nel mentre e finalmente ho trovato questo e mi sto trovando davvero da Dio. Poi abbiamo la schiuma per il viso di Atida e questo non è altro che tonico in formato da viaggio che magari metteremo dentro il beauty da viaggio.
E qua invece lasciamo le cose necessarie tutti i giorni e abbiamo le cremine smaltini che si spera, vedendoli più spesso, comincerò ad utilizzarli. E poi qui in fondo abbiamo tutti i prodotti per i capelli, tipo olio, lietti, trattamenti, e basta per ora. Abbiamo tutte le mie cosine beauty che adesso andiamo a mettere al loro posto, che è esattamente questo. E poi qui sopra metteremo il ferro da stiro e altre cose che ho tolto dalla stanza. E ho deciso di riorganizzare meglio anche questa antina qua e ci metto le cose che mi servono un po' meno spesso, perché comunque sono raggiungibili ma non troppo facilmente. Ed ecco fatto, anche questo mi dà un sacco di soddisfazioni, anche perché questo mobile qua non mi piace per niente, lo odio con tutta me stessa, ma ho deciso di renderlo funzionale, anche perché disturba di nuovo solo me e non disturba mia sorella, mio papà, per cui ho deciso di riorganizzarlo per bene, per renderlo molto funzionale e utile a questo spazio qui. E guardate qua, l'ho sistemato bene, sono molto soddisfatta del risultato, per cui adesso che ci ho messo mano e l'ho sistemato, l'ho riordinato, sento che può piacermi un po' di più rispetto a prima, anche se non è proprio la soluzione ideale, però questa casa non è la mia casa, cioè non sarà la mia casa per sempre, per cui tanto vale trarre il meglio dagli spazi, dagli oggetti, dai mobili, senza andarla a stravolgere completamente e conservare le forze per la mia casa, quella che sarà la mia casa. Anche perché in passato, quando ho dedicato troppe energie a una casa che non era mia, sono finita poi per odiare tutte le cose da fare in casa o per la casa, e questa voglia di fare mi è tornata dopo più di un anno, per cui non voglio perderla questa voglia qua, anche perché conto presto di trovare un posto dove andare a vivere per conto mio e quindi le forze mi serviranno. Cos'altro possiamo fare nel mentre? Questa bowl qua la potrei sfruttare in realtà per i dischetti di cotone, perché io ne utilizzo di due tipi, uno un pochino più grande, quindi questi qua proprio larghi, e poi quelli un po' più piccini, perché quelli larghi li utilizzo per struccarmi, mentre quelli piccoli li uso per applicare il tonico sul viso, e tutte le volte faccio fatica a trovare quelli giusti, per cui forse è il caso di separarli e tenere da una parte quelli grandi e dall'altra quelli piccoli. Piccolo aggiornamento per chiudere il video: ho finito di riordinare per oggi e per sempre questa casa, nel senso che continuerò a fare piccoli miglioramenti, riordinerò le cose ogni settimana, ma proprio il minimo indispensabile per stare in ordine e in serenità, ma non mi sforzerò più di portare questa casa a uno stato ideale, perché non vale più la pena. Cioè, ho fatto pace con questa cosa, che questa casa, finché staremo qua in tre, non sarà mai in ordine, perché siamo troppi, abbiamo troppe cose e ognuno di noi ha un proprio ordine mentale, per cui è proprio impossibile incontrarci in qualche punto di ordine comune. Per cui ricapitoliamo quello che ho fatto oggi, perché sono molto soddisfatta del risultato raggiunto. Ho liberato un cassetto e adesso è proprio vuoto, per cui devo proprio trovare che cosa metterci dentro, perché in questo momento è completamente vuoto, per cui ottimo. Ci sono delle cose che poi troveranno casa lì dentro. Ho sistemato questo ripiano qua, che è un po' più in ordine, e poi guardate qua, ho sistemato anche qui in ingresso, perché c'erano un bel po' di cartacce, scartoffie, e le cose stavano sempre in disordine, e uno dei cestini che stavano dentro il cassetto l'ho utilizzato qui per le chiavi e come una sorta di svuota tasche. In più ho messo una delle mie piantine qui,
per renderlo un punto verde e carino. Detto ciò, un'altra cosa che ho fatto, ma che non vi ho fatto vedere, ho riordinato di nuovo anche questo armadio qui, anche perché nel mentre si era disordinato un pochino. E poi, per ricapitolare, nel bagno ho sistemato tutti i miei trucchi. Questo armadio qui, guardate qua, è super soddisfacente guardare ora questo armadio. Poi, come avevamo già visto, ho sistemato qua la parte di skincare e sopra in realtà avanza dello spazio. Quindi questo in realtà è l'obiettivo di questi decluttering, rendersi conto che c'è dello spazio in più dove puoi andare a sistemare delle cosine. E tra l'altro, messa in questo modo qua, è molto meglio perché prima io avevo tutte le mie cose di beauty e skin care e body care qui dentro questi cestini qua, per cui non vedevo mai esattamente che cosa c'era dentro e facevo sempre una fatica infernale perché dovevo frugare dentro e cercare le cose che mi servivano. Invece in questo modo qua, tutte posizionate dentro l'armadietto, poi in realtà c'è un'altra antina dove ho proprio le creme per il corpo, è molto meglio, molto più funzionale e più comodo in ogni situazione per quando mi devo preparare. Per cui chiudo questo video, chiudo questa serie di video di decluttering, di riorganizzazione. Ne faremo degli altri, ma molto più mini, molto più minimal, in zone magari o armadi della casa e non più tutta la casa, in attesa poi di fare una cosa un po' più seria in futuro. Detto ciò, nel prossimo video vi anticipo, ci sarà una cosa molto interessante. Vi farò vedere un'intera settimana di workout e alimentazione, quindi cosa faccio io per mantenermi in forma e per vivere una vita comunque sana ed equilibrata in vista dell'arrivo della stagione calda, perché in tanti mi avete chiesto di farvi vedere come mi alleno adesso e che cosa mangio in questo periodo. Per cui vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi e alla prossima. Ciao!